cominciato a boxare a 14 anni. Sono il primo Kid Clovens italiano, il primo bambino che frequentava una palestra all'epoca. Mio padre, che era un grande appassionato di pugilato, mi portò nella palestra dello Stadio Flaminio, dove c'erano tutti i campioni, Tiberio Mitri, Ottavio, cinque campioni d'Europa c'erano. Ah, ragazzi, tira sulle mani, eh. Allora, pam, pam, arrivavano certi schiaffoni e non stavi su che mano, cioè dove sta per forza su che mano, capito? Con Tiberio Mitri ho fatto una preparazione quando lui ha fatto nel 1954 con Randall Turpin qui a Roma, allo Stadio Flaminio. È giunto il grande momento. La nostra bandiera per Mitri, Triestino. Turpi tira e tira il sinistro, Tiberio sposta, pam, mette il gancio, KO alla prima ripresa. Ecco, è fatta. Il tramortimento del fulmineo colpo alla mascella si aggiunge quello provocato dalla caduta. In un solo minuto e 5 secondi. Che è successo? Ho cominciato a combattere, ho fatto 15, come ricordo quanti ne ho fatti, finché il cantante Lando Fiorini, che abitava sopra me a Trastevere, una volta mi disse: Franco, facciamo i guanti insieme. Portai un colpo, un gancio sinistro, e mi uscì fuori la spalla. Io, per la smania di andare a ricombattere, anche perché mi aveva chiamato anche la nazionale, mi feci operare, e l'operazione purtroppo fu un disastro, perché addirittura mi hanno levato un pezzo d'osso qui dallo stinco e l'hanno messo tra le due estremità. La spalla non mi è uscita più, ma manco si è mossa più. Dopo questa operazione non ho potuto più fare attività agonistica. Dopo un po' di anni che mi ero un po', insomma, un po' rilassato, anche ingrossato, tutto quanto, ho cominciato la mia attività da tecnico. E sono stato 10 anni in questa palestra a Testaccio, l'Olimpica si chiamava, era una palestra mitica dei fratelli Proietti. Poi da là sono andato 15 anni a Corviale e poi da là sono passato a Roma 11 con Italo e Gigi, due grandi amici. Io sto su ring, io alle 3 salgo su ring e scendo alle 5. E dirigo tutte le sezioni di guanti, tutte, come se fossi l'arbitro. I ragazzi oramai li conosco tutti e so quelli che si possono scrocchiare e quelli che possono, per dire, andare piano. Ma l'errore più frequente è che si lasciano prendere dalla foga, capito? E fanno delle cose che non devono fare. Invece lì devi sempre ragionare. Quando vedi l'avversario in difficoltà, può essere pericoloso, perché se ti butti addosso, quello può darsi che c'è ancora la forza, invece lì devi essere ragionato, nel senso, non ha capito, che devi portare a termine la tua azione. Questi sono i consigli che do sempre ai ragazzi. Allora, i vecchi maestri dicevano, e ancora dicono quelli che sono rimasti: il diretto sinistro è l'arma del campione. Col diretto sinistro ci puoi girare il mondo. Il diretto sinistro è questo. Si chiama diretto perché è diretto. Questo si chiama gancio perché è un colpo che va da lato a lato. Questo si chiama montante perché è un colpo che sale dal basso verso l'alto. Questi tre colpi uniti fanno la serie del pugilato, capito? Cioè è tutto lì. Però dico sempre: il diretto sinistro è fondamentale. Si prepara l'azione per gli altri colpi, mai attaccare senza portare il diretto sinistro. Se attacchi senza portare il diretto, sei preda dei colpi dell'avversario. Invece col diretto sinistro, tutti i grandi campioni c'hanno il diretto sinistro, ma è micidiale. E più che altro la difesa, la difesa, la difesa. Tanti hanno ancora la mano destra qua, la mano destra qua non c'è sta, la mano destra va qua,
davanti al mento, come uno scudo, come c'erano gli antichi romani, uno scudo. Così deve stare la mano destra qua e blocchi tutti i colpi diretti, hai capito? Se ce l'hai qua, il colpo lo prendi al mento. Io sono proprio innamorato di Ray Sugar Robinson. Ray Sugar Robinson è stato un campione veramente immenso, indimenticabile. Cassius Clay, Muhammad Ali è venuto dopo. Io l'ho visto combattere qua a Roma. Lui ha dato un volto nuovo al pugilato, specialmente in quella categoria dei pesi massimi, dove si muovevano tutti tipo Rocky Marciano, goffamente, insomma, capito? Uno te, uno io, uno te, uno io. Lui ha fatto del pugilato un'arte veramente. Mayweather, quello ha battuto il record di Rocky Marciano, no? Ha fatto 49 match senza mai perdere, dei quali 25 per titolo. Beh, se tu vai vicino a quello, non gli vedi uno sgraffio in faccia. Ma tu ti rendi conto? Perché? Perché è un furbo, capito? È un pugile, nato pugile proprio, cioè lui ci sta. Boh, sta boom, 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 non prende il cazzotto. È finita! È finita! Il campione del mondo! Campione del mondo Giovanni De Giovanni De Caronis! Canis ha fatto l'impresa! Incredibile De Caronis! Beh, a me è una grande soddisfazione, capito? A me perché un pugile diventa campione del mondo di una categoria che conta, insomma, è una grande soddisfazione, capito? Giovanni è cresciuto lì, a Montagnola, me lo ricordo da dilettante, e è diventato poi campione del mondo, una cosa che non ci saremmo mai aspettato, però l'ha fatto, e l'ha fatto pure bene, perché conquistando il titolo in Germania con un pugile tedesco, col pubblico tedesco, l'arbitro non ne parliamo, a giuria non ne parliamo, per KO. De Caronis è nettamente avanti nel numero, il Il calcio destro dentro, il è in sinistro, difficoltà, cioè è in non c'è match. più Feigenbutz, È capo in e piedi. KO in piedi Ci sono, è finita. Feigenbutz, è È finita, Caronis, campione del mondo. campione del mondo, incredibile Giovanni De Caronis sul tetto del mondo. Non lo so io, capito? Una grande soddisfazione per Gigi Italo. Adesso Giovanni rappresenta per me il numero uno del pugilato italiano. Lui sa fa tutto, solo che delle volte lo mette in pratica e delle volte non vuole. Quello è il suo stato d'animo, capito? Secondo come si sente. Non è che gli devi insegnare a portare diretto a sinistro. Se un match con quello mondiale, lui porta solo il diretto sinistro, cosa che in palestra magari dice a Giovà, diretto, quando si ricorda lo porta. Invece su quel match lui ha portato il diretto sinistro, una cosa fenomenale, come è quello che gli ha fatto vincere il match, capito? Insomma, non è che ho fatto mai film da protagonista, però insomma, capito, è venuto fuori Pasolini, 1961, ancora mi ricordo, a Cattone. C'era un aiuto regista che si chiamava Bernardo Bertolucci. C'è una scena sotto fiume che a Cattone si butta dal Tevere. Allora Bernardo Bertolucci fa: ragazzi, c'è da dire una battuta, chi la dice? Allora mi fa: ma dilla te a me, no? E dico: vabbè, che devo dire? Cioè, guarda, quando lui si butta adesso, gli devi dire: a Cattò, leva la catenina! Oh, ma che ti appuccica tutto l'addosso? Dai la catenina che i bracciali! E lui risponde: no, voglio morire con tutto l'oro come i faraoni. Non è! Voglio morire con tutto l'oro addosso come i faraoni! Poi dopo è venuta la collaborazione con Sergio Leone, ma con Sergio più che altro andavamo a cena, perché lui era trasteverino, più un amante del pugilato, capito? Dopo mangiato, che film vogliamo vedere? Tutti i film suoi durano 2 ore, 2 ore e mezza, e faceva giù la testa magari, ma dopo 10 minuti, quarto d'ora, dormivamo tutti. Con Verdone abbiamo iniziato Grand Hotel Excelsior. Lui fa uno sketch di un pugile che si chiama Pericle Goccia.
E lì faccio il suo secondo, no? Quando lui sbaglia l'angolo e faccio, Aperique, non stai, stiamo qua. Ma dove io stiamo qua, stiamo! Poi è rimasta questa amicizia, capito? Poi abbiamo conciato con Sacco Bello. Ciao, noi siamo un gruppo di ragazzi che stanno formando una comunità agricola vicino a Città della Pieve, cioè come alternativa all'inquinamento urbano, inteso non soltanto come scorie, eccetera. Sono 7 giorni che te stai a fare tutti i semafori, tutti i pizzi da Roma. Basta, no? Dove vado d'incontro? Ma falla finita, no? Vabbè, comunque ciao, vabbè, buona ciao, giornata. Ti saluto, ciao. Per esempio, su Troppo Forte, e mi telefono a casa, c'è senti, ce l'hai tu pigiama? I pigiama, dico, che c'è da fare? C'è una cosa da farsi fare su Troppo Forte, quando lui sta sul letto che ammazza la colonia, dico, basta, con sta rotesia non ce la faccio. Certo che voi per un papo siete racconto, siete proprio speciali, eh? Se c'è uno speciale che rompe i coglioni alla gente, quello sei proprio te. So 3 giorni che ci stai a sbomballare con sta rotesia. Basta, non ne potemo più. Non mi sono stufato perché ce l'ho ancora nel sangue, capito? Cioè, che mi metto a fare? Dove vado? Mi metto a andare a giocare a bocce, così? Oppure andare al centro anziani, con rispetto degli anziani? Ma adesso in mezzo ai giovani, hai visto come arrivo? Mi vengono, mi si abbracci, che non mi si Gigi e Italo che mi vogliono bene, capito? Qua, là. Noi abbiamo raccolto parecchi ragazzi che praticamente... Tanti ci siamo riusciti, tanti purtroppo non ci siamo riusciti. Cioè cerchiamo di metterli sulla retta via. Se non si convincono allora vai per la strada tua. Cioè sono due le opzioni. Guarda, ti dico una cosa, da ragazzo ero un po', diciamo, un po' un litighino, diciamo, parlamese chiaro. Pugilato mi ha insegnato a essere più moderato, a ponderare bene una situazione, capito? Cioè non essere più quel ragazzo scapestrato che ero, diciamo. Tramite il pugilato mi sono calmato, ho riflettuto prima di fare una discussione, prima di litigare qua là, e sono diventato una persona normale, diciamo, capito? Cioè questo è importante. Vabbè, basta. Ok, va bene. Gira la roda, non si canta più, come ai tempi dei Repinelli. Ma io stanotte torno per trastevere, io seguito il gancio finito. Ma bene.